Questo bicchiere racconta una lunga storia. Una storia di terra, tradizione, di passione, di esperienza. L'esperienza di Casa Zonin. Zonin, maestri di vigna dal 1821. Giocate con noi e anche voi direte "Ho fatto 13" ogni martedì alle 20:30 su Tele Monte Carlo, la simpatia che conquista. Buongiorno, la situazione in Iraq è sempre confusa. Il governo di Baghdad afferma di avere nuovamente la situazione sotto controllo anche nel sud del paese. Una versione contestata dalle opposizioni religiose che guidano la rivolta contro Saddam Hussein. Quel che è certo è che il regime annaspa, stretto com'è fra le pesantissime condizioni della resa e i rischi di colpo di Stato. Gli ostaggi, veniamo appunto agli ostaggi, 35 militari alleati liberati da Baghdad stanno per giungere in Arabia Saudita e fra loro c'è anche il maggiore italiano Gianmarco Bellini. Non solo, l'Iraq ha dato il via libera a tutti i kuwaitiani deportati durante la ritirata rovinosa dell'esercito di Saddam Hussein. La notizia è di fonte diplomatica, nessuna novità di rilievo invece per i 26 giornalisti e fra loro 3 italiani, dei quali non si hanno più notizie da domenica. Potrebbero essere rimasti coinvolti nei moti nel sud dell'Iraq. Una situazione, come si vede, quanto mai confusa. Non a caso l'intera diplomazia internazionale e lo stesso Papa sono mobilitati, ma andiamo con ordine. Incertezza, dunque, dicevamo, in queste ore in Iraq, una situazione che fonti militari statunitensi hanno definito oggi fluida, in evoluzione. Il nostro inviato Paolo Argentini. Le forze fedeli a Saddam Hussein hanno ripreso il controllo di Bassora, seconda città irachena, rimasta per qualche giorno nelle mani dei fondamentalisti sciiti legati all'Iran. Fonti americane affermano che sono cessati gli scontri fra opposte fazioni militari e solo i soldati della Guardia Repubblicana fedeli a Saddam Hussein dispongono ora di carri armati, grazie ai quali avrebbero appunto ripreso il controllo della città. I ribelli si difendono invece solo con armi leggere e non possono contare su una organizzazione efficiente. Ancora molto confusa la situazione nel resto della regione. Dall'Iran il portavoce dell'Assemblea Suprema della Rivoluzione Islamica ha affermato che gli insorti ancora controllano 9 città nel sud e che si combatte ora anche nel Kurdistan, regione nord-orientale dell'Iraq. A Teheran il presidente Rafsanjani si è detto preoccupato per gli sviluppi della situazione interna in Iraq e per il flusso di profughi che stanno fuggendo verso l'Iran. Rafsanjani ha ricevuto un messaggio urgente di Saddam Hussein che è stato portato nella capitale iraniana dal vice primo ministro iracheno Sadu Mahmadi. Ancora per quanto riguarda la situazione in Iraq, non vi sarebbero segnali di rivolta a Baghdad, questo secondo fonti americane. Le forze di occupazione degli Stati Uniti controllano una fascia di territorio nell'Iraq meridionale, ma hanno già preannunciato che non interverranno, nonostante i ripetuti appelli lanciati loro dai ribelli. E parliamo ora dei prigionieri di guerra. L'Iraq ha rilasciato ieri gli ultimi 35 militari alleati, tra loro il maggiore italiano Gianmarco Bellini. Ma le proibitive condizioni del tempo causano incertezza sulla partenza dei rilasciati da Baghdad. Il nostro inviato, Sandro Petrone. Il maggiore Gianmarco Bellini, come già il capitano Maurizio Cozzolone, non potrà parlare al suo arrivo tra pochi minuti qui al vecchio aeroporto di Riyadh. Il regolamento militare sui prigionieri di guerra gli proibisce anche di esprimere poche parole davanti alle telecamere per dire come sta e come ha trascorso i 45 giorni in mano irachena. Dovremmo leggergli le emozioni sul volto quando scenderà dall'aereo del Comitato Internazionale della Croce Rossa con gli altri 34 prigionieri della coalizione rilasciati da Baghdad. 15 americani, 7 inglesi, 7 sauditi e un kuwaitiano. Sono militari dati per dispersi in missioni aeree o catturati lungo il confine. L'arrivo, già ritardato di un giorno per il maltempo, potrebbe slittare ancora per le formalità e i controlli delle operazioni di scambio avvenute a Baghdad. Nella capitale irachena, stamattina, 2 aerei della Croce Rossa hanno portato i 294 prigionieri iracheni previsti per lo scambio. I velivoli sono partiti da Afrabat, poco sotto il confine tra la
Arabia Saudita e Iraq. All'aeroporto della capitale saudita avverrà la riconsegna ai singoli governi. A ricevere Bellini, l'ambasciatore d'Italia Riyad Maiolini, il comandante delle forze aeree italiane, generale Arpino, e l'addetto militare, generale Torsello. Insieme con gli altri alleati, Bellini dovrebbe essere portato con un velivolo C-141 americano nell'Emirato del Bahrain e qui sulla nave ospedale Mercy per i controlli medici. Ma il programma potrebbe cambiare all'ultimo momento. Infatti, secondo le ultime informazioni provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, il capitano Cocciolone sarebbe in viaggio alla volta di Riyadh per ricongiungersi con Bellini, una circostanza che fonti dell'ambasciata d'Italia smentiscono. E queste erano le prime immagini di questo nuovo rilascio di militari alleati, le abbiamo viste insieme, e tra questi militari c'è anche una donna che fra l'altro non si sapeva nemmeno facesse parte del gruppo dei prigionieri, la cui identità è ancora sconosciuta, l'abbiamo vista insieme a voi. Veniamo alla nuova notizia, la sorte dei 26 giornalisti occidentali dispersi nell'Iraq meridionale potrebbe essere conosciuta nei prossimi giorni, lo ha detto questa notte a New York l'ambasciatore di Baghdad alle Nazioni Unite, Alan Bari. Alan Bari ha affermato che la situazione è molto difficile per tutti, ma che una sorta di autorità militare ha assunto il controllo di Bassora. Spero che in pochi giorni sia possibile localizzare gli stranieri, ha aggiunto l'ambasciatore, e assicurare la loro sicurezza. Tra i dispersi, come è noto, ci sono anche 3 giornalisti italiani. Si tratta di Gabriella Simoni, che lavora per il gruppo Fininvest, di Lorenzo Bianchi, inviato del gruppo Monti, e di Giovanni Porzio, che è nel Golfo per Panorama. L'unità di crisi del Ministero degli Esteri italiano è stata attivata per questa emergenza. Il ministro della Difesa Rognoni, in visita in Arabia Saudita, ha ricevuto assicurazioni sul pieno interessamento di Riyadh per la sorte degli scomparsi. Forte appello di Giovanni Paolo II stamattina dal Vaticano perché si dia inizio alla soluzione dei problemi del Medio Oriente, questione palestinese in testa. Chiudendo il vertice dei vescovi del Medio Oriente e dei paesi coinvolti nella guerra del Golfo, il Papa ha espresso il desiderio di recarsi al più presto a Gerusalemme. Dalla Città Santa lancerà un messaggio di pace al mondo insieme ai credenti ebrei, cristiani e musulmani. L'incontro in Vaticano è servito a cementare il dialogo tra due mondi religiosi, cattolici e musulmani. E il Papa, riaffermando il convincimento che non ci può essere pace senza giustizia, ha pregato perché il dialogo sia in futuro l'unico mezzo di confronto tra i paesi del Medio Oriente e del Golfo in particolare. Il ministro degli esteri italiano, Gianni De Michelis, sta per giungere in Siria. A Damasco, insieme ai colleghi della missione comunitaria, De Michelis farà il punto sul dopoguerra con le autorità di uno dei paesi che nel conflitto del Golfo, la Siria appunto, hanno avuto un ruolo di primissimo piano. Il ministro italiano giunge in Medio Oriente direttamente dagli Stati Uniti, dove ha incontrato a Washington il segretario di Stato Baker, ma non il presidente Bush. Subito dopo, De Michelis si è recato a New York, dove ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite, Pérez de Cuellar. L'incontro con il segretario generale dell'ONU Pérez de Cuellar è durato circa un'ora, al termine del quale De Michelis ci ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. Quali sono stati i temi di questo incontro con de Cuellar e avete condiviso preoccupazioni comuni? Beh, il tema è stato uno solo, ovviamente il dopo crisi nel Golfo e più in generale nel Medio Oriente. L'argomento è stato il ruolo delle Nazioni Unite, che a nostro parere deve essere nel dopo crisi altrettanto se non più importante che quello che è stato giocato durante la crisi, anche perché nel dopo crisi la parola torna alla politica, alla diplomazia, e quindi le Nazioni Unite, voglio dire, non hanno nemmeno quegli elementi di difficoltà che inevitabilmente avevano quando la parola è passata alla forza, alle armi, alle missioni militari. Io ho spiegato al segretario generale Pérez de Cuellar la nostra idea principale, che è quella di questa conferenza tipo Helsinki, che noi riteniamo possa essere veramente un'idea totalmente riconducibile nell'ambito delle proposte che potranno essere discusse nelle prossime settimane nel Consiglio di Sicurezza, e quindi come proposte delle Nazioni Unite. Senta, con il senno del poi, secondo lei l'Italia avrebbe potuto giocare un ruolo più importante nel corso di questa guerra? Ha giocato un ruolo molto importante, siamo stati tra i paesi che hanno partecipato attivamente alla coalizione militare, e come è noto è stata una minoranza di paesi quella che si è assunta questa responsabilità. Abbiamo partecipato pienamente in seno alla comunità europea con la nostra presidente per 5 mesi e senza la nostra presidente questi ultimi 2 mesi alle decisioni che l'Europa ha preso e che hanno consentito di mantenere la coesione internazionale, e con queste nostre proposte politico-diplomatiche sembra che gli Stati Uniti avrebbero avuto una partecipazione maggiore in termini di truppe. Non so chi gliel'ha detto.
Diplomazia dunque in piena attività per disegnare gli scenari del dopoguerra in Medio Oriente. Oggi la partenza da Washington del segretario di Stato americano James Baker. Visiterà Israele e le capitali arabe della coalizione anti-Saddam. 8 paesi arabi dell'alleanza hanno stabilito intanto a Damasco di dare vita a una forza di pace per mantenere la sicurezza nell'area del Golfo. La forza sarà composta soprattutto da truppe siriane ed egiziane. È stato annunciato al termine dell'incontro tra i ministri degli esteri dei sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, e cioè Arabia Saudita, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, insieme ai capi delle diplomazie di Siria ed Egitto. La preoccupazione per il futuro non impedisce i festeggiamenti per la vittoria alleata. Stasera il presidente americano George Bush parlerà alle Camere riunite e domani sarà lo stesso capo della Casa Bianca ad accogliere a Washington il primo contingente di 400 uomini che dovrebbe rientrare dal Golfo. E veniamo alle vicende in Kuwait. C'è malumore nell'emirato liberato dagli alleati per la rinuncia irachena all'annessione, che viene giudicata non sufficiente nei termini esposti da Baghdad. Secondo fonti diplomatiche kuwaitiane, l'abrogazione deve infatti essere stabilita dallo stesso organismo, il Parlamento, che l'aveva decretata e non semplicemente annunciata da Radio Baghdad. In Kuwait è intanto giunto il premier britannico John Major per la prima visita di un dirigente occidentale dopo la liberazione del paese. Major, che è reduce da una visita a Mosca, si è recato nelle basi inglesi del deserto, dove ha espresso alle forze armate del suo paese la soddisfazione di Londra per il loro comportamento in guerra. Adesso una breve interruzione e poi il telegiornale torna con le altre informazioni dall'Italia e dal mondo. In primo piano resta l'esodo degli albanesi verso l'Italia. Ne riparliamo tra un minuto. Restate con noi. Sì. Non si nasce donna, si diventa. Sì, calze e collane. Quando si parla di ambiente siamo tutti sulla stessa barca. Ecco come è nata l'idea di Atlas Lavatrice. Ci siamo chiesti, è possibile avere un bucato perfettamente pulito e più attenzione per l'ambiente? Certo. Atlas è la nuova generazione di detersivi con sostanze attive ricavate da materie prime vegetali. Ed è molto efficace. Lo vedrete sul vostro bucato. Scegliete anche voi il nuovo pulito di Atlas. Vi aspettiamo. Atlas. Forte con lo sporco. Più gentile con la natura. Un film di Ingmar Bergman. Liv Ullmann. Ho tentato di suicidarmi e ho fallito. L'immagine allo specchio. Oggi alle 20:30. È ormai un vero e proprio esodo dall'Albania verso l'Italia. Oltre 1000 i cittadini giunti fino a ieri nel porto di Brindisi. Questa notte sono sbarcati in Puglia altre 2 navi con altri 650 fuggiaschi. Le autorità italiane sono preoccupate per la sistemazione logistica, mentre quelle albanesi invitano i cittadini a bloccare l'esodo che, sostengono, minaccia la libertà e l'indipendenza del paese. La speranza di una vita migliore è tutta racchiusa nelle coste pugliesi, approdo troppo vicino. Arrivano centinaia con ogni mezzo, chiatte, pescherecci, imbarcazioni vecchie che mettono a repentaglio la vita, ma la fuga per ora sembra inarrestabile. Il governo albanese ieri sera ha espresso grande preoccupazione, come si legge in un comunicato, per il sequestro di navi, anche straniere, da parte dei cittadini pronti a scappare. Secondo le autorità, questa situazione è stata istigata dai nemici esterni e interni al paese che ostacolano il processo di democratizzazione in atto dopo anni di stalinismo. La situazione che si è creata ha portato alla sospensione dei traffici nei porti locali albanesi, creando difficoltà alle navi straniere in arrivo. Ma gli accorati appelli, gli inviti a non lasciare il paese, restano inascoltati. In molte città, non solo nella capitale Tirana, la gente è in piazza. La protesta è contro il vecchio regime, ancora difficile da sradicare. In questa stanchezza il modello di vita occidentale diventa più che un miraggio. Con il passare delle ore il tratto di costa tra l'Albania e la Puglia si ingolfa di boat people della speranza. Dall'inizio dell'anno, secondo le stime ufficiali, sono oltre 3000 i profughi albanesi giunti in Italia, divisi tra nord e sud. E qui il problema più urgente è quello degli alloggi.
Domani, in un vertice interministeriale a Palazzo Chigi, sarà affrontata la questione albanese per evitare il formarsi di altri ghetti, di sacche di immigrati, di disperati in esilio. Intanto incontri tra le delegazioni dei due paesi sono in corso a Tirana. Il presidente dello Stato albanese, Rami Zalia, sostiene che è solo la situazione economica ad aver provocato le fughe e non, come la gente urla da mesi, la situazione politica. Profonda sensazione ha destato in Italia la decisione della prima sezione penale della Corte di Cassazione che ha deciso la ripetizione del processo per la strage del Rapido 904. L'attentato provocò il 23 dicembre 1984 la morte di 16 persone ed il ferimento di altre 266. Secondo i giudici di secondo grado, l'azione terroristica era stata organizzata dalla mafia in collaborazione con gruppi eversivi della destra. La revisione del processo annulla, fra l'altro, la condanna all'ergastolo per il presunto cassiere della mafia Pippo Calò e per il suo braccio destro Guido Cercola. Politica italiana. È riunito a Roma il Consiglio dei Ministri. Tra i punti all'ordine del giorno la reiterazione del decreto legge sul riciclaggio del denaro sporco e la parziale fiscalizzazione della riduzione dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi. Prosegue intanto il dibattito fra le forze politiche della maggioranza. Il presidente del Consiglio Andreotti sta incontrando i segretari delle forze che sostengono il governo. C'è dibattito soprattutto in materia istituzionale, mentre nessuno sembra volere quelle elezioni anticipate il cui spettro aleggia ricorrentemente su questo scorcio di legislatura. Luciana Araujo ha raccolto stamane le opinioni di Andreotti e di Cossiga. Il giornale parla oggi di elezioni anticipate. Qui mi pare che si parli di utenze televisive e radio, no? Non si parla di altre cose. Ma lei smentisce queste voci? Le smentisce queste voci? Senta, ma ha un'idea che le elezioni anticipate sono un problema molto complesso, importante, non è che si può risolvere in un corridoio e comunque né lei né io dobbiamo sciogliere le camere. Presidente, ma la verifica come si presenta in questo momento? Abbastanza bene. Le forze di stampa dicono che lei sta molto occupandosi di scongiurare le elezioni anticipate. O viceversa. Leggerò le fonti di stampa per sapere quello che sto facendo. Presidente, oggi un giornale scrive che lei è per le elezioni anticipate. Ah sì? E domani un giornale scriverà il contrario. Lei non si è abituata ancora a queste cose. Si estende in Sud America il pericolo colera. Dopo il Perù, dove secondo un bilancio non ancora ufficiale l'epidemia avrebbe fatto circa 2.000 morti e 45.000 infetti, il morbo si è esteso anche in Ecuador, provocando la morte di una donna. Una ventina di casi sono in cura in una zona al confine con il Perù, tra Ecuador e Perù. Un focolaio più grave sembra essersi esteso in Africa. Nello Zambia sono morte già 600 persone. L'Italia ha deciso di vietare l'importazione di prodotti alimentari dai paesi colpiti. Il provvedimento è stato adottato anche da diversi paesi della CE. Nel frattempo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto che fino ad ora non si è a conoscenza di alcun caso di colera provocato dall'ingestione di alimenti provenienti dai paesi latinoamericani. Vi proponiamo adesso delle immagini insieme drammatiche ed eccezionali. Vengono da High Point, una cittadina degli Stati Uniti. Il ragazzo che vedete si chiama Edgar Conley ed è appena uscito da un coma durato 8 anni. La notizia del clamoroso rinvenimento si è appresa solo ora, ma il fatto è accaduto il 26 di febbraio. Conley, che ha 26 anni, come prima parola ha detto mamma, ma è anche riuscito a rivelare i nomi degli aggressori che appunto 8 anni fa lo picchiarono fino a ridurlo in coma. E prima di chiudere, la moda. Proseguono anche oggi per il quarto giorno le sfilate milanesi del prêt-à-porter italiano per il prossimo autunno-inverno. Protagoniste di ieri sulle passerella della fiera sono state le collezioni di Basile, Barocco, Blue Marine e Max Mara. È ancora presto per delineare una tendenza precisa e per fare un bilancio sul fronte degli affari. Compratori tanti, ma soprattutto italiani. Ripulita anche la sfilata di Blue Marine, meno frivola e meno sdolcinata del solito. È sempre una donna un po' lolita che si diverte a mescolare tessuti, colori e stili, ma ha lasciato perdere tutte le eccentricità. Proprio come diceva Chanel, il più è solo volgarità. In questa collezione si riconferma il mito della bellezza italiana, forme in piena vista. Pacatezza, pulizia e nuovo classico nella sfilata di Max Mara.
che alterna linee minimaliste a linee quasi geometriche. Propone una donna più giovane, sempre raffinata, che ricorda per la pettinatura e il make-up la bellissima Grace Kelly. Importantissimi i colli e tanti colori. E sono proprio i colori che dovrebbero caratterizzare la moda del prossimo inverno, almeno per quello che abbiamo visto sinora. Vi ricordo l'appuntamento in diretta con la moda su Tele Monte Carlo tutte le sere sino a giovedì dalle 17.30 alle 20. Si chiude qui il nostro telegiornale. Per un aggiornamento delle notizie l'appuntamento è alle 17.25 al termine di TV Donna. Subito dopo, lo abbiamo sentito da Donatella Monforte, ci collegheremo in diretta con Milano per le sfilate del Prêt-à-Porter. Vi lascio ora a Sport News, buon proseguimento di giornata e arrivederci.